Buongiorno amici traders, questo video per comunicare ufficialmente che ho finito il mio shopping e sono short, ripeto short, con una posizione complessiva da 2 milioni di dollari, avete capito bene, 2 milioni di dollari sull'S&P 500. La posizione è divisa in due grandi blocchi, una parte ce l'ho sul mio conto di trading MetaTrader col broker FXDD, dove solitamente faccio forex, una parte ce l'ho sul mio conto di azioni Interactive Broker insieme a un'altra farcitura di operazioni in azioni sempre solamente short. Sapete, seguendomi in diretta, che credo che i mercati non abbiano finito assolutamente di scendere, ne discuteremo in questo video, in questa passeggiata. Chiaramente tutto quello che vi sto dicendo non è campato per aria, lo vedrete se mi seguite, altrimenti seguitemi in diretta nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché, o addirittura mesi, perché voglio smaltire queste posizioni chiudendole e lo farò. Quindi che andranno bene o andranno male, presumibilmente bene, lo vedrete quando comunicherò gli statement sul mio canale Facebook e YouTube, come faccio sempre. Ora facciamo questa passeggiata qui a 30 gradi sotto il balurdon del sole in Colombia. Sono venuto a trovare mio fratello a Barranquilla, starò qui per 3 settimane prima della mia nuova tappa del giro del mondo, il 1188% di umidità, però proviamo a fare questa passeggiata al fresco dirigendoci verso un parchetto. Perché sono short e sono così bearish sul mercato? Perché vedo tutte queste cavallette rosicchiare le candele di Wall Street? Per due grandi motivi. Il primo, tutti sappiamo che c'è l'inflazione che sta toccando i record in Europa, forse ha toccato i record in America, ma non si sa. Tutti sappiamo che la stretta monetaria della Fed ci porterà in una recessione controllata più o meno grave. Per me siamo già in recessione, però a un certo punto tutti ufficializzeranno, in Europa probabilmente prima, in America dopo, che siamo in recessione, festa finita. Questa recessione darà i suoi frutti negativi, licenziamenti, aziende che ridurranno i loro utili o addirittura faranno trimestrali negative, e quindi questo provocherà con ogni probabilità nuove discese sui mercati finanziari. Vi ricordo che negli ultimi 100 anni, se andiamo a fare un'analisi statistica delle ultime 24 recessioni, a parte 3-4 recessioni, sempre la borsa ha chiuso la recessione, il periodo di recessione, con un, diciamo, ribasso rispetto all'inizio della recessione. Questi ribassi sono stati più o meno violenti. Qualcuno inizia a interrogarsi sul fatto che questo non sia un nuovo 2008, ma io ne ho già parlato abbondantemente alle mie community di trading, azioni, Sbanchiamo Wall Street, Forex, Codice Max e Crypto Commando, della mia visione, che è chiaramente un discorso arzigogolato che ho fatto in video che io mando loro settimanalmente, da diverse settimane, e che giustificano i miei posizionamenti. Però insieme a voi voglio fare un riepilogone. Intanto, come potete vedere, qua costruiscono ogni 5 metri, sono palazzi giganteschi. Barranquilla in pieno fermento, eh? La città di, come si chiama la cantante lì, non mi ricordo bene, poi dico stronzate, comunque una famosissima, eh? L'unica notorietà di Barranquilla. Quindi il primo motivo è sicuramente questo, ma il secondo motivo, che lo so che in teoria non si può mettere in un'analisi macro dei mercati, infatti non va lì, è un rischio che io, non solamente da 10, 20, 30 anni, non avevo mai visto da quando sono nato, e che comunque oramai va considerato come assolutamente probabile, perché una parte sta già accadendo. I rischi geopolitici, quello che sta succedendo in Ucraina oramai è un fatto, e con ogni probabilità prima di Natale
succederà a Taiwan. E questo oramai lavoro di, tra virgolette, chiamiamolo concerto tra la Cina e la Russia, a cui si è aggiunta l'India, a cui una serie di paesi stanno prendendo parte, perché ognuno qua sta un po' muovendosi in modo solitario, un po' giocando al salviamo chi si può salvare. E quindi quello che sta accadendo è che i paesi grandi come la Cina, la Russia e l'India hanno una grandissima forza economica e militare, e loro tre insieme si stanno esercitando insieme intorno a Taiwan con le portaerei, su in Russia, in Siberia con i carri armati. Quindi non è una cosa che si fa tanto per fare, è una cosa che è finalizzata a qualcosa che si sta per fare. Quindi qualche scaramuccia, qualche minaccia, ma sono già scesi in campo. Gli Stati Uniti sono andati con la Pelosi a Taiwan, i militari americani sono a Taiwan da diversi anni ad aiutare, diciamo così, l'esercito di Taiwan a prepararsi a un'eventuale offensiva cinese. Taiwan ha tirato giù con un missile un drone cinese che gli stava sulle palle. Insomma, il deterrente affinché succeda un'escalation anche di questo conflitto non manca. La situazione in Ucraina durerà ancora tanto, salvo la Russia non riesca a vincere, ma che la Russia vinca o che duri tanto, i problemi saranno enormi. Avete visto che oramai l'Europa ha trovato una soluzione per smettere di far salire il gas e la Russia praticamente gli ha bloccato le forniture. E siccome la Russia ha due chance: uno, vendere all'Europa a un prezzo alto per metterla in difficoltà, decidendo se quanto vendere; l'altra, rivendere dalla parte della Cina. Quindi la Russia non rimane senza, con l'invenduto, cioè il gas lo piazza e ce l'ha bisogno per la sua economia, ce l'ha bisogno per finanziare la guerra. Solamente che se lo vende ai cinesi, lo vende con un prezzo perché sono amici loro, e disfescia, come si dice in dialetto milanese, il magazzino. Se lo vende all'Europa, lo vende al prezzo che vuole, e lo vende se lo vuole, perché se c'è qualcosa che non va, io posso fare come Russia ostruzionismo: non ti vendo il gas e vediamo se tu sei in grado di andare altrove, perché è vero che l'Europa va altrove a cercarlo, ma abbiamo visto che non è in grado di accaparrarsi tutto il necessario, mentre gli Stati Uniti se lo producono e si producono il petrolio. Quindi a un certo punto della vicenda l'escalation, che con ogni probabilmente ipotesi plausibile arriverà, vedrà gli Stati Uniti che si arrangiano. Nei miei video non possono mai mancare i rumori molesti, e infatti abbiamo qualcuno che taglia il prato. Ho evitato rumori da cantiere, figuriamoci. Quindi l'escalation con ogni probabilità arriverà, e vedremo gli Stati Uniti, che comunque hanno delle riserve di gas e petrolio, l'Europa che non ce la fa. Quindi avremo la recessione a due velocità, e siamo fuori controllo con le forniture in Europa e col prezzo del gas. Per questa cosa creerà dei grossi problemi, farà fallire delle aziende. In America sarà diverso, e chiaramente l'America dovrà pensare prima di tutto a se stessa e poi a sfruttare, diciamo, gli accordi che ha con la NATO. Quindi questo secondo motivo è un motivo molto più grave del primo, ed è un motivo che mi spinge a credere che certamente i problemi che ci troveremo ad affrontare sono paragonabili a quelli del 2008. Io lo dissi già alla mia community, ma saranno anche peggio, perché nel 2008 abbiamo avuto una crisi finanziaria tra virgolette senza precedenti, poi il 1929, quello che volete, ma era una crisi, uno, finanziaria, sul piano finanziario, che avevamo provocato con gli Stati Uniti, il problema del credito, tutta quella roba là. Adesso è un'altra roba, e questa roba non la controllano gli Stati Uniti, questa roba non la controlla l'Europa, questa roba è nelle mani di un conflitto dove non è che si risolve alzando, abbassando i tassi di interesse, si risolve essendo dovish, falchi o quel cavolo che vogliamo rispetto al rialzo dei tassi di interesse. No, 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 no. In più crea dei problemi,
perché in una recessione dobbiamo alzare i tassi per l'inflazione e abbiamo una serie di problemi che dovrebbero essere superati incentivando le aziende, le imprese e le famiglie. Cioè, se fosse stato il problema del Covid, avremmo dovuto aiutare le famiglie, incentivare le imprese. Ora non lo possiamo fare perché abbiamo la pistola puntata dell'inflazione e dall'altro lato dei problemi, dei conflitti geopolitici. Quindi la questione è veramente seria e i mercati non hanno ancora capito. Questa Miramar è la più grande impresa che c'è qui in Colombia da queste parti e che ha creato tutti i palazzi che avete visto da quando io ho iniziato a fare il video. C'era una competitor della Miramar che però è andata via i CHAP quando c'è stata la fase Covid e quindi loro sono i numeri uno indiscussi e indefessi, almeno qui a Barranquilla mi racconta così mio fratello. Quindi, ricapitolando, i motivi sono due. Uno è quello macro: inflazione, incremento dei prezzi, aumento dei tassi, tightening. Quindi non si va a scaldare l'economia, ma si va a raffreddare. E questo è un tema, ed è un tema che è nelle mani delle banche centrali, dei governi, della politica e della capacità dell'Europa e dell'America di uscire dalla crisi, passando da una recessione, che è la cosa che fa più bene di tutte. Come quando uno sta male, e lasciatemi dire, se gli viene la febbre, è il corpo che ha bisogno di curarsi attraverso la febbre, cioè fa parte, no? Un'infiammazione, no? Ha bisogno. Quindi la recessione è la cura evidentemente necessaria. Poi non piace a nessuno, è come prendere la medicina amara, se la dà un bambino non la vuole. Però la cura di questo casino è la recessione, punto. Dovremmo invocarla anziché cercare di demonizzarla. Il problema è l'altro, che non è in controllo di nessuno, che potrà durare molto tempo, che potrà cambiare le nostre abitudini, che potrà cambiare la nostra vita e che si gioca su un piano che non è solo economico, finanziario, ma che provocherà degli altri drammi umani oltre a quelli che sono già stati creati. Io ho visto di recente un report fatto molto bene dalla RAI su YouTube che faceva vedere la situazione in Ucraina. Situazione disperata, funerali ogni giorno per i caduti dalla guerra, quindi disperata, e dal punto di vista lavorativo per loro e professionale ed economico per il paese, una delle fonti più importanti, che è quella dell'agricoltura, tra cui il grano, non si riesce a consegnare perché gli hanno tirato giù le ferrovie, tirato giù i ponti, hanno tirato giù i porti a Odessa dove partivano centinaia di navi, quindi per consegnare il mais vanno coi camion, 40 km di coda per andare in Romania, dove non sono pronti a ricevere su ferrovia il loro grano, quindi lo devono caricare e scaricare dai camion. Potete immaginare, non ce la faranno mai a consegnare una quota sufficiente per mantenere in piedi il necessario. E dal punto di vista strategico, stavo volando, i russi lo sanno, e quindi il rischio è che l'Ucraina vada in default, si porti dietro la mancata consegna del cibo, perché poi il grano è cibo per i paesi che dipendono dall'Ucraina, e i silos anche gliene hanno tirati giù, per cui non facciano nemmeno il tentativo di andare a raccogliere il grano che adesso è maturo, è verde e ci soffia il vento in mezzo di queste distese di grano che ci sono tra un paese e l'altro, perché i contadini sono impegnati, molti di loro sul fronte, alcuni non ci sono più. Per raccogliere il grano ci vuole un tempo al lavoro, ci vuole uno stoccaggio e i magazzini sono o distrutti, i silos, o pieni del grano che non si riesce a vendere. Quindi il prossimo raccolto è completamente a rischio e quindi si rischia un default del paese. Questo è solamente, purtroppo, l'inizio della fase calda. Quindi io credo che ognuno di noi debba fare delle grandi riflessioni sulle proprie capacità e su quello che ci succederà. In parte non dipenderà da noi, dalle nostre abilità, in parte sì. Io credo che il nostro mestiere,
sui mercati finanziari in questo momento è sicuramente un mestiere attivo, non stiamo parlando di comprare degli strumenti da tenere in portafoglio perché sono a sconto per i prossimi anni, ma stiamo parlando di mesi o magari anche un anno o magari anche di 2 o 3 anni di una nuova era dei mercati finanziari su cui speculare chiaramente sarà il nostro lavoro, long, short, operazioni speculative, scalping, intraday, anche daily, è ovvio, però con carattere meramente speculativo, da gestire come un'attività, portare a casa del grano mensilmente, trimestralmente, cercando di interpretare i dati macro che arrivano dal mercato, le variabili che non è che si possono prevedere, ma saranno negative e basta, di un eventuale conflitto geopolitico, anche perché Taiwan, se la Cina è il quartiere produttivo di tutto il mondo, Taiwan è quello dell'elettronica, dei processori. Ah, ecco, mi mancavano i martelli dei cantieri, eccoli là sopra che lavorano di brutto, senza reti, ma che protezioni. E quindi è ovvio che non serve fare una previsione, il conflitto creerà nuovi problemi. Perché si risolva tutto, la recessione è un tema, ci dobbiamo entrare e uscire e sarà una cura importante. L'altra cosa, dovremo finirla fuori con questi conflitti. Questi conflitti sono appena l'inizio in Ucraina e non sono ancora iniziati a Taiwan.